Cari amici di Sesto TV, buonasera. E oggi abbiamo una trasmissione qui da noi molto importante, sia perché seguiamo questi avvenimenti ormai da diversi anni, sia perché è importante sotto il profilo produttivo nella nostra piana e a Sesto Fiorentino. Stiamo parlando del centro di meccanizzazione postale del Termine, che ormai da 4 anni vive una vita travagliata. Si trova spesso chi fa quella strada, ha trovato negli anni scorsi dei presidi e la situazione si è fatta più complessa in questi ultimi anni. Allora noi abbiamo qui con noi due rappresentanti dell'RSU, del CMP, del Termine, di Piero Gabellini e Paolo Benedetti, che ci spiegheranno tante cose. Innanzitutto, ecco, vorremmo sapere, perché credo sia anche un interesse dei cittadini, delle persone, sapere che cos'è un CMP e come funziona. Allora, CMP è un centro di meccanizzazione postale. Allora, una prima meccanizzazione c'è stata a partire dal 1992 con l'apertura del centro del Termine, come si dice, di Sesto Fiorentino. Una seconda ulteriore investimento sulla meccanizzazione c'è stato a partire dal 2004 ed è l'assetto che c'è ora attualmente. Il centro di meccanizzazione postale di Sesto attualmente smista le lettere di tutta la Toscana, perché 2 anni fa è stato chiuso il centro di meccanizzazione di Pisa e tutta la posta che veniva smistata a Pisa è stata smistata da quel momento a Firenze, più la posta dell'Umbria. È un centro che attualmente occupa 650 dipendenti diretti, più 200 indiretti, quelli degli appalti o che si occupano della manutenzione. Manutenzione che fu proprio 2 anni fa al centro del presidio che ci fu, perché l'azienda, in cambio d'appalto, la ditta che aveva in appalto la meccanizzazione perse l'appalto e un'altra ditta con cambio di contratto praticamente ha espulso 12 lavoratori della meccanizzazione che avevano una professionalità altra. Attualmente è in discussione proprio l'esistenza del centro di meccanizzazione postale di Firenze, perché l'attuale amministratore delegato a giugno di quest'anno ha presentato il piano industriale. Il piano industriale prevede la dismissione di fatto di alcuni centri di meccanizzazione ci sono sul territorio nazionale e su quello toscano, che è l'unico, il centro di meccanizzazione di Firenze, con un doppio declassamento nell'arco di 2 anni, dove tutta la posta attualmente viene smistata direttamente lì a Sesto, viene ripartita fra altri CMP. Si lavora anche oggetti voluminosi, come potrebbero essere pacchi, stampe e altre roba, insomma, e tutto quello che concerne la corrispondenza, cioè praticamente questo sito industriale raccoglie i grandi utenti, le grandi spedizioni di posta, pubblicità, eccetera, eccetera. C'ha questi enormi macchinari dove viene smistata per zone di recapito, per località e per città, e poi provvede a lavorare la roba che viene accettata agli uffici postali e la roba che viene imbucata nelle cassette postali, gli effetti postali. Ecco, è stato uno dei CMP più importanti d'Italia, tra l'altro abbiamo degli indici di produttività molto alti, e tra i maggiori, cioè abbiamo delle punte di produttività che sono tra le maggiori in Italia degli altri CMP. Volevo chiedervi una cosa, fra l'altro, cioè, lì poi parlando in generale del discorso delle poste c'è anche questo problema di una voglia di ridurre il numero degli uffici postali, in sostanza. Ora magari questo è un problema che esula un po' da voi, ma comunque rispetto alla vostra rivendicazione, alla vostra difesa del posto di lavoro, però c'è anche questo, la necessità, o perlomeno
dicono da un punto di vista produttivo la necessità di tagliare, o chiaramente facendo grossi disagi nei confronti della popolazione, certo, soprattutto periferica. Sì, perché innanzitutto gli uffici postali sono un presidio sociale. In un paese dove manca l'ufficio postale, manca la farmacia e tutto il resto, cioè mancano poi i contatti, la possibilità di spedire, ricevere, eccetera, eccetera. Poi, per cui svolgano una valenza sociale importante. Quello, a nostro dire, che penalizza particolarmente la popolazione e soprattutto penalizza anche l'azienda Poste è il fatto che non si usi l'ufficio postale come sportello polivalente, come è stato sperimentato in altre nazioni. Cioè, un ufficio postale dove vi è, come hai detto giustamente, un calo fisiologico delle poste, della corrispondenza classica. Sì, però nello stesso tempo si può prenotare le analisi, si può disbrigare delle pratiche anagrafiche, eccetera, eccetera. Diventa uno sportello avanzato di servizi sociali. Può essere anche un punto d'accesso internet con semmai il supporto per la clientela che non ha ancora un'alfabetizzazione, perché tante cose ora vengono fatte tramite internet, anche le amministrazioni locali molte cose le fai tramite connessione a internet, potrebbe essere anche questo per l'ufficio postale. E ritornando al nostro posto di lavoro, noi siamo anche all'interno di una piana, che è la piana di Sesto Campi Calenzano, che è alla quarta zona industriale del paese. Il CMP, che è un centro, potrebbe diventare un centro logistico, ha servizio delle piccole e medie aziende del territorio. Voi avete fatto queste osservazioni, sì, avete proposte, e che risposte ci sono state? Allora, noi abbiamo chiesto innanzitutto un incontro con Nardella, presidente della città Smart, eccetera, eccetera, e ancora, francamente, non ci ha risposto. Invece abbiamo avuto un buon incontro con la regione e con l'assessore Simoncini, il quale ha preso la cosa a cuore e praticamente ha interessato Rossi, e Rossi sta contattando Caio, l'amministratore delegato. Ecco, in questo momento la regione sta svolgendo un ruolo particolarmente importante. Perché? Perché, come ricordava, arricchisce e valorizza il CMP di Firenze il nodo infrastrutturale della piana di Sesto, che è la quarta piana industriale, come è stato ricordato. Perché? Per la vicinanza strategica a tutti i luoghi di invio, dall'autostrada a 100 metri, all'aeroporto, alla ferrovia, eccetera, eccetera. Per cui potrebbe avere una valenza produttiva che il mercato chiede poi. Il mercato chiede che vi sia un posto dove si ritira la merce, la si smista, ma anche i manufatti delle aziende, e in tempo reale la si spedisca. Noi abbiamo a 5 metri l'aeroporto, per cui non vi sarebbero di questi problemi. Per cui sarebbe una possibilità di guadagno per l'azienda, una valenza sociale del territorio e un'ulteriore spinta di competitività alle imprese. Io per questo vorrei ricordare un articolo che è apparso sulla Nazione, che poi magari riprenderemo. Martedì c'è stato un incontro in regione molto utile, dove Rossi ha incontrato 120 imprese, dove ha chiesto appunto e mette a disposizione dei fondi per metterle in sinergia e creare una rete anche di spedizione, insomma. Ecco, noi si farebbe proprio... Saremmo, il fulcro di questa situazione, sì, in sostanza. Praticamente certo, perché certo, si potrebbe svolgere questo ruolo alla grande, perché ci rendiamo conto che c'è un calo fisiologico, e giustamente anche, perché il nostro paese
è 30 anni indietro rispetto agli altri, rispetto allo sviluppo della digitalizzazione, per cui è giusto che ci sia ed è inevitabile un calo fisiologico della rispondenza grassa. Ma nello stesso tempo vi è un'esigenza di rendere fluide le infrastrutture o le poche infrastrutture che nel paese ci sa. Fortunatamente in Toscana abbiamo delle ottime infrastrutture e noi siamo incastonati nel mezzo di queste infrastrutture, rendiamole competitive. Allora, nell'attesa che ci siano delle risposte positive, io volevo porvi, come si diceva prima, anche una questione più a carattere privato a voi come persone, come famiglie, certo, eccetera. Cioè, come vivete? Perché ormai sono diversi anni che c'è questo tira e molla, che ci sono queste situazioni critiche. Ecco, come vivete da un punto di vista proprio personale queste situazioni? C'è veramente uno sconforto tra tutti i lavoratori, perché diciamocelo, 650 persone è una piccola comunità, il lavoro è diventato anche una piccola comunità, nel frattempo gente si è sposata, magari si è sposata con altri lavoratori o lavoratrici che erano lì, ha fatto dei bambini, si è impegnata, ha comprato case, ha comprato dei mutui, è riuscita a stabilire degli equilibri nella vita privata perché ha bambini piccoli, per cui è riuscita a far sì che qualcuno glielo guardino quando sono a lavorare, che la famiglia in una certa maniera venga accudita. Mancando questo praticamente è una tragedia. Qui si parla, senza dare numeri per carità, di 850 stipendi che vanno via da una piana, per cui dalla piana industriale e dintorni è tanta roba. E in altri casi sono previsti invece degli spostamenti anche sì, da un giorno all'altro in altre zone. Insomma, sì, sono previsti lontane, infatti degli spostamenti, però si parla di Torino, Padova, Milano. Cioè è una cosa impossibile. Ad esempio, io ho il mio caso personale, ho una mamma anziana e comincia ad andare avanti con gli anni, per cui ha bisogno anche di essere più seguita, accudita, eccetera eccetera. Se a me mi trasferiscono a Torino, che ne fo di mia madre? Non la metto, insomma, cioè, voglio dire, e soprattutto di quella qualità della vita cosa ne facciamo? E che i lavoratori spesso si domandano, noi ci piace lavorare, ma ci piace lavorare perché ci consente quantomeno di vivere, poi se arriva male in fondo al mese, però ci consente di sapere che ogni mese c'è una cifra da spendere, andando a Torino, rifarsi una vita là, cioè è una cosa impossibile. Praticamente ci sarebbero delle dimissioni anche, e forse questo è l'azienda vuole. Questo che cerca, no? Sì. Paola? Sì, no, sono d'accordo con quello che diceva Piero, c'è una tensione ormai che sono anni, e ora con l'esplicitazione da parte dell'amministratore delegato di qual è il suo piano industriale, la tensione ovviamente all'interno del posto di lavoro è diventata più alta. Io vorrei anche ricordare che Caio, l'amministratore delegato, ha presentato questo piano industriale sia alle organizzazioni sindacali sia all'esterno in previsione della quotazione in borsa che è avvenuta. All'interno di questo piano industriale e tutte le volte che rilascia interviste parla dello sviluppo della logistica. Ecco, e nel piano industriale sono previsti dei soldi da destinare allo sviluppo della logistica. Ecco, io credo che se segue, fa quello che dice o quello che ha detto, probabilmente in questi centri, e non c'è solo Firenze in tutta Italia, ci sono altri centri che hanno avuto dismissioni o che hanno previsione di dismissioni, fa questi investimenti che prevede nel piano industriale, oltre che a accrescere il valore dell'azienda complessivamente, quindi avrà un ritorno anche nei confronti degli azionisti che si sono comprati il 40% delle azioni di Poste Italiane, secondo me ha anche uno sviluppo occupazionale, c'è anche uno sviluppo occupazionale perché, continuo a dire, Poste Italiane ha la competenza e i mezzi per fare seriamente logistica, per diventare un
un'azienda che fa logistica, un operatore logistico in tutti i sensi, a più ampio a più ampio raggio, tutto quello che può essere all'interno di uno che può fare un operatore logistico, con, continuo a dire, una rete che è ineguagliabile per un altro operatore logistico. Sì, sì, ha oltre 14.000 uffici in tutto, spazi in tutta Italia, per cui arriva dappertutto. In realtà più capillare, cioè, è normale poterlo sì. utilizzare. E tra l'altro, per cui noi rivendichiamo non di anche se abbiamo molto lavoro, non di rimanere con quel lavoro che abbiamo, che se con le dismissioni verrebbe spostata al nord praticamente. No. Noi guardiamo in avanti, noi rivendichiamo un cambio di destinazione d'uso. Come mi ricordo la trasmissione che fu fatta qui con i tecnici, sì, in un tè di venerdì, magnifica quella trasmissione, e anche lì si rivendicò un cambio di destinazione d'uso, perché i tecnici, che erano tra i più preparati sul mercato, furono dismessi perché veniva dismesso il primo passo alla dismissione di un patrimonio culturale, lavorativo e sociologico e produttivo soprattutto, perché noi abbiamo, ripeto, la possibilità di fare un ottimo lavoro nella logistica, c'è gente che è impiegata da anni e anni ed è estremamente professionalizzata. Allora, io ci si avvia ora al termine di questo appuntamento, però non ci si fa gli auguri di Natale ora, perché prima di Natale ci risentiamo e così ci aggiornerete sulla situazione vostra, e quella sarà l'occasione per farsi gli auguri tra di noi e per fare gli auguri anche a Caio, se ci ascolterà o se avrà l'opportunità di vederci da qualche parte sul web, per quello che noi possiamo fare. Sì. È un piacere avervi con noi, magari ci piacerà ancora di più se un giorno la situazione sarà, come dire, sarà risolta, però nel frattempo quello che noi possiamo fare anche come emittente nostra lo facciamo volentieri e vi riospiteremo volentieri.